Servono ancora le province? È un titolo provocatorio scelto per affrontare alla presenza di tutte le istituzioni, politiche e non, la decisione del governo centrale di declassarle ad ente di secondo livello per la cosiddetta spending review. Ad un anno di distanza si traccia un bilancio del lavoro svolto e soprattutto delle necessità ancora irrisolte. Oggi le province sono governate dai sindaci e i sindaci sono persone concrete. Agiscono per affetto e per amore dei loro territori. Noi vogliamo delle strade efficienti, perché sono le strade che portano a tutte le frazioni, anche le più piccole. Vogliamo delle scuole che siano sicure e vogliamo lavorare per questo, vogliamo lavorare per l'ambiente. Insomma, sono i servizi che servono ai cittadini. Allora, la domanda, ma servono le province? Ma certo che servono, perché sono quelle che danno servizi essenziali accanto ai comuni e per i comuni e soprattutto per i cittadini. Questo bilancio che cosa mette in luce? Abbiamo appunto pagato le imprese, 12 milioni e mezzo non così indifferente in questo momento di crisi, superando il patto di stabilità. Abbiamo anche e soprattutto tagliato costi per una cifra pari a 600.000 euro relativamente al personale. Abbiamo consentito anche con la gestione della partecipata Provincia Ambiente di ridurre una cifra pari a 170.000 euro di costi tra affitti, tra la governance, quindi il Consiglio di Amministrazione che non c'è più, c'è un amministratore unico interno alla provincia. Abbiamo lavorato soprattutto per consentire ai comuni di riottenere quei servizi che attendevano da qualche tempo. E abbiamo lavorato soprattutto fianco a fianco ai consiglieri comunali e ai sindaci, non guardando mai all'appartenenza politica, ma guardando soprattutto ai problemi.